Il filmato dell'Istituto Luce, datato 27 maggio 1932, racconta di un palio che per secoli ha rappresentato e rappresenta tuttora una delle tradizioni fondanti della città di Gubbio, almeno da quel 1461, quando il primo documento narra di Battista Sforza, moglie del duca di Montefeltro, che andò in Piazza Grande a veder balestrare il palio in onore del patrono Sant'Ubaldo. In realtà il palio era certamente conteso dagli anni precedenti e forse, afferma lo storico Fabrizio Cece, di sfide con lo scopo di allenamento per una compagine che comunque era di armigeri, ce ne sono sempre state da quel 1217, quando un documento conservato all'archivio di Stato parla per la prima volta di balestrieri di Gubbio. A questa centenaria storia di armi, la società dei balestrieri, guidata dal presidente Marcello Cerbella, dedica un lavoro di studio e ricerca che confluirà in due pubblicazioni curate da Fabrizio Cece con la collaborazione di Patrizia Biscarini e Tonino e Raffaella Mischianti. Il primo volume, 200 pagine circa, uscirà a novembre di quest'anno, forse in concomitanza con la giornata del balestriere, e sarà dedicato all'arma della balestra, alla sua nascita, al suo uso, partendo dalle carte ugubine che ne documentano la presenza dall'inizio del XIII secolo fino all'età di Montefeltro. Il secondo volume, la cui uscita è attesa per la fine del 2019, è invece dedicato al palio della balestra, l'epica sfida tra Gubbio e Sansepolcro raccontata attraverso i secoli, dal XV fino alla contemporaneità. Qui largo spazio sarà dato anche alla documentazione fotografica dall'Ottocento in poi, quando i balestrieri di Gubbio hanno rappresentato la città nel mondo con le loro uscite. A disposizione degli storici una mole impressionante di materiale d'archivio che parte dall'Unità d'Italia fino ad oggi e che riporta tutti i balestrieri saliti sul banco in occasione del palio in Piazza Grande. Un'opera summa a cui già da mesi il gruppo scientifico si è messo al lavoro con l'intento di documentare con le carte ciò che sono stati e ciò che hanno ereditato i balestrieri di Gubbio, quelli che un incuriosito e propagandistico Istituto Luce nel 1932 additava anche per spregiudicatezza e prodezza.